Mini recensione richiesta su Patreon da Francesco Foti e da Art John Statling, che mi chiedono di fare due parole su Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino del 2017. La storia ha vinto l'Oscar, la sceneggiatura, la storia appunto nell'83 del nostro protagonista Elio, che un ragazzo 17enne che con la famiglia italo-americana va in vacanza nel Cremasco, mentre lì il padre, che è un professore, invita uno studente ospite lì, invita questo Oliver, che poi è Armie Hammer, invita questo ospite e i nostri due Elio e Oliver incominciano subito ad avere un'amicizia forte, iniziano ad andare in bicicletta, a uscire, fare passeggiate, leggere insieme, tutto il resto. Poi a un certo punto il nostro Elio, visto che Oliver sembra tutto altro che interessato a livello sessuale, decide di incominciare a uscire con questa Marzia, ma poi per tornare da Oliver e confessargli lassù il suo amore. A quel punto poi nascerà tutto quello che deve nascere fino al finale, appunto, abbastanza commovente per molti, ma non per me, perché ho trovato questo film di Guadagnino abbastanza retorico. È una storia d'amore tutto sommato che ha nella furbizia queer tutta la sua essenza, perché io ho trovato veramente un film anche tecnicamente ben fatto. Non è possibile parlare male a livello tecnico di un film del genere, però è una tecnica che secondo me è utilizzata male. La fotografia non mi piace, cioè quei colori flu, quella scelta poi di tutti gli stilemi di questo tipo di cinema che ha rotto i coglioni, come i vestitini, gli occhialini da sole, i piedini nell'acqua, proprio è un film che proprio mi dà fastidio proprio per come è costruito. Se fossero state due donne, un uomo e una donna, tre gatti e un cane, sarebbe stato uguale. Non è una questione sessuale, è proprio una questione che mi dà fastidio questo certo tipo di cinema. Meno male Guadagnino poi ha fatto Suspiria, e per me con Insomma Amore è il suo film migliore e si è rifatto i miei occhi, perché questo Chiamami col tuo nome secondo me è proprio il classico film fatto per vincere l'Oscar. Buono per tutti, l'amore va sempre bene, tutto va bene, quindi poi Amanti anche in armadi e trombate e tutto va bene, niente da mettere in dubbio, va tutto bene. Però il film a me non ha detto praticamente un cazzo di nulla, una noia mortale fino a quel finale con lui che accetta tutto col sorrisino, insomma, e quell'altro si sposa. Non, veramente un film proprio da Oscar, non scritto male, scritto con Ivory furbamente, che a me non ha convinto assolutamente. Per me è un film veramente mediocre, soggettivamente. Oggettivamente è chiaro che ha delle cose molto belle, ma personalmente non riesce a convincermi. Mi è sembrato un film veramente buttato lì per vincere, per fare qualcosa che prendesse un bel po' di pubblico, anche quello diciamo così gay, proprio per attaccarsi a una storia che comunque veramente è una storiella che poteva andare bene negli anni 70, non lo so, un cinemino quasi da camerina, da casa e chiesa, un cinemino veramente che non dà fastidio a nessuno, dove tutto è pulito, i genitori sono così comprensivi, le donne sono così buone, i gay sono così bravi, gli uomini sono così tranquilli, i padri di famiglia, oh mamma mia quanta, vieni qui, abbraccia figlio tuo, quanto le ha voluto bene. Insomma, per me Volemosi bene è quasi sempre un film che non mi convince, quindi anche se noto, perché non sono un imbecille, che questo Chiamami col tuo nome non è un brutto film, lo è per me, che non lo riesco a sopportare. L'ho visto una volta al cinema e volevo spararmi in un ginocchio, me lo sono rivisto in DVD per vedere se ci trovavo qualcosa di bene, mi sono addormentato ogni 20 minuti e ogni tanto mi risvegliavo, e il film, pur non essendo lento, per me è stato veramente una noia mortale. Quindi mi dispiace veramente per Francesco e per Statling, ma a me questo film non mi ha convinto una sega per nulla, restando il fatto che probabilmente è un'opinione personale, visto che ha convinto mezzo mondo, ha vinto l'Oscar e garba a tutti i critici del mondo e quasi a tutti gli spettatori. Per me invece è il classico film bigotto, senza nessuna interesse, e che ha probabilmente appunto nella tecnica di Guadagnino solo la cosa migliore, perché poi gli attori se la cavano, tutto il resto è fatto bene. Ma vi ripeto, a me sta storia d'amore non mi ha proprio preso, e ripeto, non perché sono omofobico, ci mancherebbe altro, ma per il semplice fatto che non mi ha preso. Se fosse stato, come ho detto, fra uomo e donna, due donne, oppure fra due gattopardi, per me sarebbe stata sempre una noia mortale ed un film quindi per me fallito, che al solito, come sempre, ha vinto comunque un premio. Quindi io zitto, testa piegata, davanti al successo che ha avuto e soprattutto anche al successo di critica. Quindi stavolta probabilmente sono io a sbagliarmi, ma per me Chiamami col tuo nome è un film veramente diventato già un cult, ma per me è un film sovrastimatissimo che Suspiria, il remake, si mangia 20 volte.